verde forse va qui. E il colore giallo forse va qui. Niente da fare. Banana non riesce ad aprire quel passaggio segreto. Oh, salve! Vi state chiedendo perché Banana si trova qui, vero? Come sarebbe a dire no? Ah, e già che ci siamo, ricordate di supportare il codice Pazox nello shop di Fortnite che non supporta un creatore. E se lo fate... non lo so, voi fatelo! Comunque, andiamo un po' indietro nella storia. Rilassarmi mi ha fatto proprio bene. Chissà se il mio appartamento è pronto, ma ne dubito. Che cosa posso fare per perdere un po' di tempo? Eh? Che posto è questo? Oh, ma guarda un po', un cliente! Ti va di ordinare qualcosa? Oh, vorrei tanto, ma non ho neanche una monetina con me. Oh, che peccato! Se solo ci fosse un modo per fare così tanti soldi! E li spenderesti qui al Butter Bar? Un po' sì! Oh, sciroppo, perché non l'hai detto subito? Ho saputo che poco fa un albero magico ha portato un tempio pieno di ricchezze! Mi piace la parte delle ricchezze! Racconta tutto! Tutto è iniziato da un cliente mascherato! Questo è tutto quello che ricorda Mancake! Però l'hai vista! Sai indicarmi almeno dove è andata? Sì, è andata da quella parte! Grazie, ti devo un favore! Ah, spero che arrivino dei nuovi clienti! Beh, andrò a bere quel famoso sciroppo con sciroppo! Spero solo di non avere problemi intestinali! Che tu arrivassi qui, laggiù è apparso un enorme tempio. E tu come fai a sapere che ci sono delle ricchezze? Non ti sei mosso di qui? Per tutti gli sciroppi, ma anche che ha bisogno di soldi. È un tempio, avrà per forza delle ricchezze. Allora vado! Banana vuole diventare ricco! Ma che diavolo è successo qui? Questo posto è cambiato proprio davanti ai miei occhi. Deve essere stata opera di quelle radici, ne sono sicuro. Tu! Che ne hai fatto di lei? Ehi, fermati! Lasciamo perdere. Resisti! Sto arrivando! Non preoccuparti. Ti porterò via di qui il prima possibile, lontano da quel mostro e da questo posto. Per fortuna che sono riuscito ad uscire di lì. Quel pirata non la smetteva più di parlare. Oh cavolo, da quando c'è quel fiore gigante sull'albero? La fondazione non piacerà tutto questo. Che cosa non mi piacerà? Oh, ma tu da quando sei qui? Arrivo da un luogo che cambia in base al soggetto. Io vedevo una cosa e gli altri qualcosa di diverso. Beh, mi è capitata una cosa simile. Forse stiamo sottovalutando la situazione. Santo cielo, Jones! Sento la tua puzza anche con il visore. Meglio se prima ti fai una bella doccia e cambia quei vestiti. Sì, forse hai ragione. Questo posto non arriverò mai al tempio! Ah, ma quello è un cinghiale! Signor cinghiale! Le va di diventare ricco! Accompagna Banana al grande tempio! Bananita ti chiamerà William! Ti preparo di marshmallow se vuoi! Per fortuna ne ho conservato qualcuno! Oh! A fuoco! A fuoco! Niente da fare! Qui bisogna emulare l'idea di Crash Bandicoot! A Banana piace Crash Bandicoot! Bene, è girato! E uno, e due, e tre! Ale! Wow, wow! Oh! Piano, piano! Così, bello! Oh, visto? Non era neanche così difficile! Ora,
Andiamo al tempio! Presto, banana! Diventerà banana ricco! Affascinante! Un tempio nascosto tra le montagne. Ed ora, come per magia, sono da un'altra parte. Vediamo se i miei appunti dicono qualcosa. Oh, ecco! Questo tempio apparteneva ad un italiano chiamato dal suo popolo Re Pomodoro. Il Re Pomodoro fece costruire per sé numerosi templi. Ogni tempio aveva un tesoro da un inestimabile valore. Ma si dice anche che chi cercherà di prendere uno di questi tesori sarà perseguitato dall'ira di Re Pomodoro. Sì, sono nel posto giusto. È la prima volta che vedo un albero così particolare. È come se il tempio vivesse grazie alle sue radici. Questo sarà meglio scriverlo. Ora non mi resta che trovare l'ingresso principale. Oh, ecco il tempio! E bravo William! Siamo arrivati! Ora fermati pure! E così qui ci sono le ricchezze, eh? E Banana le prenderà tutte! William, io ti ringrazio! Ecco l'entrata! Sono nel posto giusto! Alto un momento! Sono arrivato prima io! Una banana che parla! E anche una banana che ti prende a pugni se osi rubare le sue ricchezze! Calmiamoci un attimo! Non sono un ladro, ma credo che delle ricchezze di cui parli siano del Re Pomodoro, non tue. Beh, ci ho provato. Io sono Bananita. Piacere. Io sono un archeologo, professore universitario e avventuriero. Mi chiamano Indiana Jones. Ho già conosciuto un esploratore come te. Si faceva chiamare Drake. O forse da Drake, non lo so. Ad essere sincero non mi ricordo. Perdonami, ma adesso tolgo il disturbo. Ho una porta da aprire. Banana non andrà via a mani vuote. Voglio la mia parte. Allora aiutami. Che strane queste pietre. Sono illuminate come la mia tastiera da gaming. Sembra una specie di enigma per poter avere l'accesso nel tempio. È tipo una parola d'ordine. Sì, la similitudine non è male. Allora, abbiamo il colore rosso, giallo e blu. Beh, proviamo! Questo no. Questo non va bene. Senza soluzione, ci sono centinaia di combinazioni possibili. Ci vorranno delle ore per arrivare a quella giusta. Dividiamoci e vediamo se troviamo qualche indizio. Oh, che bello! Tipo Scooby-Doo! Che cos'è Scooby-Doo? Vediamo un po'. Oh! Ma questa assomiglia ad una delle pietre! Bene, questo è il colore rosso. Forse se esploro meglio riesco a trovare anche un'altra pietra. Oh, questa assomiglia a una di quelle pietre. Perché qua a terra? È come se qualcosa volesse impedirti di entrare. Sarà meglio segnare il colore giusto. Forza, Bananita! Trova la pietra colorata! Ti aspettano delle enormi ricchezze! Oh! Trovata! Qui è il colore giallo. Meglio tornare indietro. Oppure potrebbe essere stata messa di proposito. È possibile che sia una trappola. Sono a 2 su 4. Ho trovato 2 pietre. Anch'io! Però c'è un problema. A Banana non torna qualcosa. Adesso siamo a 4 su 4. Che cosa non va? Abbiamo i colori, ma da dove iniziamo? Da destra a sinistra? Da sinistra a destra? O dal mezzo? Non ha importanza. Ora che conosciamo i 4 colori, le possibili combinazioni sono molto ridotte. Lascia provare me. Oh, non vedo l'ora di vedere le ricchezze che nasconde questo posto! Sì, ce l'ho fatta! Entriamo, ma con molta attenzione. Oh, mi vedo già su uno yacht a sorseggiare il miglior succo di frutta. L'enigma l'abbiamo risolto. Ora è come se fosse casa nostra. Aia! Attento! C'è un'altra banana! Un'altra banana? Quelle spine devono averti fatto male. Per un attimo ho avuto delle visioni strane. Guarda, ci sono numerose trappole più avanti.
Se vogliamo passare dobbiamo essere rapidi. Banana è veloce come Goku. E adesso chi è questo Goku? Aspetta, tu non guardi Dragon Ball. Uno, due, tre. Oh, Banana, che ansia. Guarda, ci siamo. Uno dei tesori del Re Pomodoro. È bellissimo. Potrebbe scattare qualche trappola. Meglio sostituirlo con un sacchetto pesante. Con molta calma. L'ho preso! Che sta succedendo? È scattata la trappola! Oh, per tutte le banane! Scappiamo! Siamo salvi! Attento, spostati! Oh!